Allora, fine primo tempo di Inter Sassuolo, vedo su Facebook, su Twitter, su tutti i social, gli Juventini che reclamano un rigore. Sì, avete capito bene. Gli Juventini che reclamano un rigore. Quando 3 giorni fa, e non 30 anni fa, 3 giorni fa, De Ligt ha mozzato una gamba a Belotti in area di rigore nel derby, una partita importantissima. E ovviamente, ma neanche dobbiamo scomodare De Ligt, che comunque è stato falloso verso Belotti. Cioè, è un avviso, sono 100. Quanti anni che esiste la Juve? Dal 1897, che vivono di espedienti, sotterfugi, che vi vincono titoli in Italia, perché in Europa non ancora, perciò vogliono fare una lega alternativa alla Champions League, perché non riescono a comprarsi, ovviamente. L'UEFA, quindi devono creare, vogliono fare la Superlega, la scusa. Cioè, quindi, e sono dal 1897 che vivono rubando con rigori a favore e rigori non dati contro. Oggi hanno la faccia, i gobbi hanno la faccia di protestare per che cosa? Per il rigore che ci stava giustissimo su Chiesa di Lozano. Però ok, allora, fossi tifoso della Juve, avrei il buon senso, ma giusto, non è questione neanche di umiltà. Cioè, avere uno specchio a casa e guardarsi allo specchio, di scrivere una cosa su Facebook, su Twitter, su YouTube, di dire no, aiuto Harry, ma cosa bisogna fare per darci un rigore? Cioè, ho letto gente che ha scritto cosa bisogna fare per darci un rigore a favore. Ma di che cosa stiamo parlando? Del Piero ha fatto 300 gol in Serie A, 150 rigori. Ha giocato tutti gli anni con la Juve. Non è che tu ci hai fatto 150 rigori. Un anno è stata la Fiorentina, l'altro anno alla Roma e 3 anni alla Juve. Oh, questi stanno lamentandosi che non gli hanno dato per una volta nella loro vita, una volta, il rigore. Ma non è una volta! Nel 1998, anche in quella partita. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Ma con che faccia reclamano il rigore di Chiesa con il fallo subito da Lozano? Ma come facciamo a parlare? Andate indietro, quindi ovviamente il tifoso sportivo ha memoria corta, ma per favore andate indietro di 3 giorni, non 30. E andate a vedere che cosa ha fatto De Ligt. Andate a vedere cosa ha fatto De Ligt a Belotti in un derby. Con che faccia? Per favore. Per favore. Per favore. Cioè, perché ci sarà qualche Juventino, diciamo, un po' più critici, ma non bisogna neanche essere critici, bisogna essere onesti, onesti con se. Cioè, no, vabbè, il video finisce qui perché io penso che ci siano Juventini onesti, ragazzi. Scusate, ho detto la cagata delle 19:45. Scusate, ai Juventini onesti, il video finisce. Se siete dell'Inter, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se siete degli Juventini e siete stati definiti dal sottoscritto onesti, scherzavamo. Iscrivetevi, ragazzi. Ciao.